Palena Faresina, in scena allo Stadio degli Angeli del Comune Sangrino, rappresenta una di quelle gare su cui nutrire forte interesse, soprattutto per il peso specifico della partita, a cominciare dalla squadra di casa, le cui fasi di campionato sono risultate più instabili delle stagioni climatiche, siccità di vittorie che a Palena dura dallo scorso 7 gennaio. Lippis e compagni auspicano di ritrovare la linfa antiretrocessione a spese dei biancoazzurri del patron Dario Di Federico, una Faresina ambiziosa di tenere una postazione nei playoff, provando quindi a respingere gli assalti da dietro e cercando di rimarcare il proprio valore di squadra attrezzata. Ospiti come di consueto in tenuta bianco-azzurra, Palena in veste gialla. Si esercita un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dovute al crollo del cantiere Esselunga in quel di Firenze. L'equilibrio iniziale potrebbe essere subito abrogato da Scarci, lanciato verso la porta ma sbatte sull'intervento di Felizzi. Botta e risposta sul numero di Di Fulvio che serve in aria d'amore. Tocca a Piccone immolarsi in un doppio intervento prodigioso. La Faresina a marce ingranate ci prova con il destro di Di Fulvio, seppur di poco alto rispetto alla porta. Distruzione dal basso ad opera del Palena. Capuzzi cerca di raccogliere l'assist involontario, ma Piccone salva nuovamente i suoi da guai peggiori. Il gol è solo nell'aria, infatti al 20° un'azione da sinistra che trova la complicità della difesa palenese consente a Capuzzi di aprire il piattone e sbloccare la partita. La truppa di Mister Cellucci può gioire il vantaggio. Il Palena non è impotente, anzi, su uno spiovente di Colabattista, Sirolli si inserisce, non ribadendo, però in rete. Alla mezz'ora, spintone della difesa ospite ai danni di Scarci, l'arbitro non esita ad assegnare il penalty. Sul dischetto, un cinico Rapa spiazza il portiere e riporta in auge la parità al degli Angeli. La Faresina non ci sta e dopo due giri di orologio costringe Piccone a compiere l'ennesimo intervento sulla staffilata dai 25 metri di Pellegrini. Sul momento favorevole gli ospiti centrano il raddoppio, assist di Mucci, inserimento vincente di Di Fulvio per chiudere un eccellente primo tempo dei faresi. Nella ripresa grande reazione del Palena che guadagna la prima ghiotta palla gol, non sfruttandola a dovere. Nuova imbucata da dietro, ancora per Scarci, ma la porta sembra stregata per il numero 9 di casa in questo odierno pomeriggio. Una Faresina in confusione soccombe al 60° sull'incornata di Marco Colabattista. 2-2 e conseguente entusiasmo ora dalla parte della truppa di Mister Lippis. Appena dopo, imprecisa punizione dal limite da parte di Rapa, la Faresina si riaffaccia con il solito Capuzzi, seppur con poca fortuna. Sfrutta lo spazio con la Battista, costruendo un cross morbido, tuttavia senza destinatari. Azione sinergica del Palena, Verna dalla distanza assapora il gol. 3-2, profiziato qualche minuto dopo. Eccellente aggancio di Scarci che dribbla l'estremo ospite e completa la rimonta palenese. Apoteosi generale al degli Angeli. La partita si accende ulteriormente e la velocità di Rapa sguazza in questi contesti, ma il numero 7 non sferra il colpo del KO. Una Faresina garibaldina è obbligata a concedere ulteriore spazio. Celio scatta in profondità sul lancio di Madonna, ma il suo rasoterra bacia il palo interno proprio allo scadere. Fischio finale, il Palena guadagna 3 punti d'oro in chiave salvezza che le permettono di scavalcare il Rocca San Giovanni in classifica e consapevolmente di dover costruire l'obiettivo fra le mura amiche. Cade inaspettatamente la Faresina, troppo concessionaria in fase difensiva, è chiamata con una nuova guida tecnica al momento della registrazione del video a rialzare subito la china. Yeah.
compagnia di Giuseppe Scarci, centravanti del Palena, oggi vincente. Avete recitato il ruolo dell'underdog, si può dire. Partivate chiaramente sfavoriti contro una Faresina più quotata, ma avete sfruttato anche il fattore campo. Soddisfatto per il tuo gol personale innanzitutto? Vabbè, per il gol un attaccante è sempre soddisfatto, piuttosto sono contento che ha vinto la squadra, quella è l'unica cosa che conta per me, per tutti, è giusto che sia così. Sì, siamo partiti sfavoriti, però una squadra che si deve salvare qua a Palena deve giocare solo e sempre per vincere. Questo, cioè, noi dobbiamo giocare sempre e solo per vincere, perché ci dobbiamo salvare, appunto. Questo successo può avere un effetto positivo anche ad ampio raggio, vedendo la primavera che poi sarà bollente per voi ingaggiate nella salvezza? Certo, come si dice, vincere aiuta a vincere. Poi andiamo su un campo difficile a Monte Torisio domenica, però poi abbiamo una serie di partite... Sicuramente che possiamo affrontare a testa alta, dobbiamo affrontare a testa alta, dobbiamo fare punti e ci dobbiamo salvare, perché secondo me ce lo meritiamo, perché martedì, il venerdì stiamo sempre qua, 20 persone, e quindi è giusto che ci salviamo, secondo me. Una dedica personale per la rete? Vabbè, la mia dedica va sempre lassù, e l'ho chiamato perché non entrava il pallone, poi me l'ha fatto entrare, quindi ci credo troppo a queste cose, quindi va sempre su. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie Fabri, grazie. Con mister Luigi Lippis, allenatore del Palena, oggi vincente, uscite da un brutto momento con questi tre punti, qual è stata la chiave di volta della gara, mister? Beh, sicuramente dobbiamo dire grazie al nostro portiere che il primo tempo ci ha tenuto a galla, perché abbiamo totalmente sbagliato l'approccio al primo tempo. E poi ovviamente oggi è stata una delle poche domeniche dove avevo dei cambi che hanno fatto sì che... hanno cambiato un po' l'inerzia della gara. Noi siamo un'ottima squadra che si allena, noi ci alleniamo sempre in 20 e purtroppo siamo lì sotto perché abbiamo sbagliato la fase iniziale. Poi quando stai sotto non è sempre semplice. Oggi abbiamo battuto una grandissima squadra, forse siamo stati anche fortunati, ma considerando le partite passate, se stiamo lì è anche perché ci ha girato un po' male. Perché noi la prestazione, soprattutto sul nostro campo, l'abbiamo sempre, abbiamo un po' di problemi sotto porta, ma ci arriviamo facilmente e si è visto. Chi viene a vedere partite qua si diverte sempre, perché noi proviamo a giocarla, a volte oggi al primo tempo abbiamo provato a giocarla in maniera un po' esagerata e abbiamo passato la palla all'avversario che ha preso fiducia, però la Faresina è una grande squadra, lo dice la classifica, quindi sono contento perché ci serviva questa vittoria e dobbiamo ripartire da questa vittoria, perché noi non meritiamo di stare... lì in fondo, con tutto rispetto per le altre squadre. Poi dobbiamo ragionare partita per partita e ci prendiamo poi quello che viene, ci alleniamo bene e sono sicuro che a primavera usciamo ancora meglio, perché comunque siamo una squadra giovane che corre e probabilmente qualche punto per strada l'abbiamo perso proprio perché siamo giovani, però oggi per fortuna è andata bene, siamo contenti, adesso festeggiamo e martedì ci alleneremo come sempre per preparare la partita di domenica. Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo. Crepi, grazie a voi. Post partita con Mattia Di Biase, vicepresidente della Faresina, oggi sconfitta qui a Palena, ridimensiona le vostre aspettative di alta classifica? Buonasera a tutti, sì, questa è una sconfitta che oggi proprio non è accettabile nel modo in cui è arrivata, perché dopo un primo tempo dominato non possiamo permetterci di concedere un intero secondo tempo alla squadra avversaria, ci siamo disunite, eravamo lunghi, quindi la sconfitta fondamentalmente è meritata. Ecco, hai citato il secondo tempo dove sembravate abbastanza scarichi, concedimi il termine, a corto di benzina oppure sono mancate delle idee specialmente in attacco? No, la benzina non è quel discorso, secondo me è più un discorso mentale, perché la squadra era completamente diversa, l'opposto del primo tempo dove abbiamo dominato in lungo e in largo, quindi non può essere un crollo così fisico, così evidente. È proprio una questione mentale che va curata, perché sono diverse partite, specialmente fuori casa, dove pecchiamo forse anche un po' di presunzione, visto la classifica, quindi adesso bisogna invertire la rotta perché così non è accettabile. Quali aspetti punterete a migliorare in settimana, Mattia? Ma come ho detto adesso, secondo me soprattutto quello mentale, perché non è ammissibile quello che stiamo concedendo, specialmente quando andiamo fuori casa, anche settimana scorsa in casa con la Rocca San Giovanni, dove potevi vincere in 20 minuti, invece abbiamo pareggiato una partita assurda. Pasquale Rapino, assenza troppo pesante per questa squadra?
questa è una squadra composta da 23-24 giocatori che per noi sono tutti quanti uguali. Ovviamente Pasquale è un elemento, la nostra punta di diamante, manca anche Giacomo Di Menda, il nostro centrale, però non sono scusanti perché, come ripeto, il primo tempo è stato, secondo me, dominato anche senza Pasquale Rapi. Quindi è un discorso di squadra, quando si vince insieme, quando si perde insieme. Grazie Mattia, in bocca al lupo per il proseguo. Buonasera, grazie.